Il compito di questi 35 minuti che abbiamo davanti è quello di esplorare il testo e capire il testo attraverso le singole parti che lo compongono. Questo versetto 13 abbiamo visto nello schema che i versetti dal 14 al 16, 13 è di introduzione, questi sono l'identità del cristiano secondo l'autore dello scritto. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente, la dianoia e l'intelligenza, però la dicitura è veterotestamentaria. Questa dicitura la trovate nel capitolo 12 del libro dell'Esodo, quando gli ebrei devono fare la famosa cena dell'agnello, col cui sangue hanno sporcato gli stipiti, e poi devono partire. E Dio dà l'ordine, dice, dovete cuocere l'agnello, non bollirlo, ma arrostirlo al fuoco, dovete mangiare in piedi con i fianchi cinti. Quindi chiarissimo è l'allusione all'Esodo. Dunque, perciò voi, cingendo i fianchi della vostra mente, cioè con l'atteggiamento di chi deve partire per l'Esodo, quindi deve lasciare le sue cose, non deve essere legato alle sue cose, e restando sobri, non ubriachi, però provate a prendere Luca capitolo 12, versetto 35, dove trovate questa sobrietà. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi, ma guarda caso, stessa dicitura. Il che vuol dire che il nostro autore conosceva bene il Vangelo di Luca. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi, le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il padrone, beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà svegli. Sono le raccomandazioni di Gesù per la fine del mondo. Quindi, vivete la vita come un esodo, pronti sempre alla parusia, al ritorno di Cristo, quindi all'incontro con Lui. Ponete la vostra speranza, elpisate, ricordatevi che per il cristiano la speranza è la certezza mentre aspetta. Per il pagano è il desiderio di un bene possibile, ce lo dice Seneca. Per il cristiano è la certezza nell'attesa di un bene sicuro. Ora, la nostra speranza non va posta sul merito, ma sulla charis. Noi siamo salvati per grazia. Ponete tutta la vostra speranza in quella grazia, perché è futuro. Questo è un participio. Con quella grazia che continuamente vi viene data,
in vista della manifestazione di Cristo. Senso greco un po' diverso. Dunque, qui spiega l'atteggiamento con cui vivere la vita. Esodo, incontro definitivo con Cristo, sicurezza, ma nella grazia, non nelle proprie forze. Questa è la prima pennellata per dire chi è il cristiano. Seconda pennellata. Come figli, non come servi, neanche come operai salariati. Ricordate il figlio al prodigo? Torna perché dice: dirò a mio padre, prendimi come un operaio salariato. L'autore dice no, cristiano, santo, peccatore che sia, non è importante, è comunque sempre figlio. Però ha una caratteristica. È figlio dell'obbedienza, non è in greco figli obbedienti, ma sono figli dell'obbedienza. La sfumatura è diversa. Perché? Tutti quanti conoscete l'inno cristologico ai Filippesi. Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso sua uguaglianza con Dio. La caratteristica di questo Cristo che ha voluto assumere la condizione di servo, la morfè, la forma di servo, è l'obbedienza, che è in netta antitesi con la disobbedienza di Adamo. Quindi, quando il nostro autore dice figli dell'obbedienza, significa figli di Dio che imitano Gesù Cristo, per non assumere la mentalità di Adamo. Questo vuol dire. Quando io dico servo obbedienti, capite che banalizzo. No, servi dell'obbedienza. E l'obbedienza è quella di Cristo. Dunque, come figli che accettano la mentalità di Cristo e non quella di Adamo, cosa devono fare? La parola magica è quella lì. Questa non dice niente. Si schematizzomenoi. Ve la leggo ad agio. Si schematizzomenoi. Preside. Schema. Noi procediamo per schemi mentali. E il nostro amico cosa dice? Buttate via gli schemi che avete in testa. Quelli che vi hanno guidato la vita fin adesso sono schemi che per il proseguio della vostra nuova vita non servono. Quindi quello schema comportamentale lasciatelo perdere. Tu mi dai un pugno, io ti restituisco due. Butta via questo schema. Chi ha soldi è importante, chi non ha soldi vale niente. Buttalo via questo schema. Come figli dunque che attuano l'obbedienza di Cristo nella propria vita, buttano via gli schemi di un tempo. Se noi vogliamo tradurre in termini più veloci, dovremmo ricorrere al capitolo 8 del Vangelo di Marco.
dove Gesù dice a Pietro: tu ragioni, ma non secondo Dio. Ci sono due modi di ragionare. Il nostro autore dice: buttate via il modo di ragionare secondo gli uomini. Quando eravate, leggete bene questa parola. Leggete bene questa parola. Mente. Non esistono cristiani ignoranti. Non possono esistere cristiani ignoranti. Il cristiano deve conoscere gli elementi basilari della propria fede, non per il gusto di sapere, perché quello potrebbe diventare superbia, ma per giustificare, per dare una ragione, perché ci sia una motivazione profonda nel credere e nel spiegare agli altri la propria fede. Io credo per questo motivo. L'intelligenza della fede non è laurea in teologia, ma è quella sapienza profonda che dice la motivazione per cui io credo. Può essere anche confusa, nel senso di non essere chiarissima nell'esposizione, può avere dei buchi, ma la sostanza profonda l'abbiamo ben chiara. E siamo in grado di dirla a chiunque ce ne chiede ragione. Questa lettera lo dirà più avanti. Il credente è colui che è capace di rendere ragione a chiunque glielo chieda della speranza che c'è in lui. Bene. Questo non conformarsi lo trovate nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 2, dove contemporaneamente si dice: da una parte non continuate a vivere con gli stessi schemi che avevate prima, e dall'altra si chiede di cambiare profondamente, di trasfigurarsi. E trasfigurarsi significa questo, è quello che vedremo più avanti. Ma qui Dio viene chiamato tout court il Santo, colui che possiede la vita. Teniamo presente che, andando contro ogni regola grammaticale ebraica, Isaia lo fa chiamare dai serafini tre volte. Due fanno il superlativo. Il Santissimo, Kadosh, Kadosh. Due volte si ripete l'aggettivo. Ma tre, siamo fuori da ogni regola grammaticale. Dio è colui che possiede la vita in assoluto, perché Lui è la vita. Allora, come colui che ha la pienezza della vita, perché Lui è la vita, vi ha chiamati, kaleo, chiamare, ek kaleo è il verbo da cui deriva la parola ecclesia, il gruppo dei chiamati. Chiesa vuol dire il gruppo dei chiamati. E vuol dire qualcosa di più. Perché la parola ecclesia nel Nuovo Testamento serve ad indicare il gruppo dei chiamati quando sono assemblea celebrante. Dunque, come colui che alla vita vi ha chiamato ad essere credenti che celebrano, diventate anche voi pieni di vita.
in tutta la vostra condotta. Coltivare la salute, quindi ascoltare i medici. Poi sbaglieranno anche loro, pazienza, sono creature come noi. Però noi siamo più ignoranti di loro. Loro sono ignoranti, ma noi siamo molto di più. Quindi loro sanno più di noi. Cerchiamo di ascoltarli. Promuoviamo la cultura. Ma io sono vecchio, cosa vuole Don Renato che mi metta a leggere qualcosa di nuovo? Fallo. Più conosci, più dai significato alla vita. Meno conosci, meno senso ha la tua vita. Conoscere è diventare santi. Prega. Don Renato è una perdita di tempo. Prega. Un grande santo diceva: chi prega certamente si salva, chi non prega certamente si danna. È grossa. Prega come vuoi, nelle forme che vuoi, nei momenti che vuoi, negli atteggiamenti che ti paiono più opportuni. Io prego bene disteso a letto, va bene. Che importa? Io prego bene in ginocchio, mettiti in ginocchio. Seduto, va bene, seduto. In macchina, va bene, però prega. Coltiva la vita spirituale. Coltiva la vita di relazione. Relazione vuol dire avere rapporti amicali. E se non possono essere amicali, perché non possiamo essere amici di tutti, almeno che siano cordiali. E se non riesci ad avere rapporti cordiali con tutti, sii almeno ben educato. Ma sii aperto alla relazione. Mai chiuso, mai. Per un motivo teologico, non antropologico. Se voi leggete la lettera agli Efesini, cosa che ogni tanto avrei voglia di darvi per penitenza, troverete scritto una frase che vi fa venire il pelo d'oca. Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, quindi nessuno può dire io, Dio, tu non ce l'hai, che è presente in tutti, santi o peccatori, non importa, e agisce per mezzo di tutti. Quindi quando tu hai escluso qualcuno dalla tua vita, è come se tu avessi chiuso un rubinetto attraverso il quale Dio poteva raggiungerti. Capite? Vita fisica, vita intellettuale, vita spirituale, vita di relazione, e poi metteteci tutto quello che volete. Quindi diventare santi non vuol dire andare in estasi, ma vuol dire avere questa cura della vita che Dio ci ha dato, perché la vita non ce la siamo data. Avere cura di quello che ci è stato dato, in tutte le sue dimensioni, vuol dire essere santi, perché promuoviamo la vita, cioè promuoviamo Dio in noi. Poiché sta scritto, e qui c'è la citazione del libro del Levitico, Antico Testamento, sarete, guardate che bello, è un futuro, non è un imperativo, non è siate, è sarete santi, perché io sono santo, è Dio che parla. Cioè intraprendete questa strada. Qui entriamo nel versetto di transizione, e se chiamate padre, notate il legame. Figli, padre.
E se chiamate padre colui che senza fare preferenze, su questo c'è da discutere. Dio non fa preferenze. Scusa, perché le donne, qualunque donna poteva essere scelta da Dio per diventare madre del Messia e io no? Non è preferenza questa? Ci sono delle preferenze, perché Dio ama di più il peccatore e il giusto. Lo ha detto lui. Ama più il povero che non il ricco. L'ha detto lui. Concetto di preferenza qui non è la preferenza storica, ma è nel giudizio che Dio darà sulle singole persone. Lì non c'è preferenza. Che tu sia ricco, che tu sia povero, che tu sia santo, che tu sia peccatore, Dio non fa preferenze quando deve valutare. Infatti, se voi notate, questo senza preferenze è legato al verbo giudicare. E come vieni giudicato? Ricordatevi sempre di questo semplicissimo e banalissimo esempio. Abbiamo un ragazzo che nasce in una famiglia cattolica, borghese, genitori in gamba, lo educano ad una certa mentalità, a quei determinati valori che si dicono cristiani. Quando è nato questo ragazzo, ne è nato un altro, figlio di una prostituta, tossicomane, la quale, dando alla vita il bambino, papà sfuggito da un bel pezzo, il bambino resta orfano, viene messo in un orfanotrofio, non viene adottato da nessuno, poi passa in un collegio, a 18 anni viene cacciato fuori, la malavita se ne appropria subito. Sappiamo quello che succede. Tutti e due trovano un povero. Questo dà 10 euro, questo dà 10 euro. L'azione è uguale? Oggettivamente è uguale, ma soggettivamente è abissalmente diversa. Quindi state attenti di interpretare bene questa espressione. Quando Dio giudica secondo le azioni, non è il fatto oggettivo e basta che Dio tiene presente, ma tutto quello che ti è costato. E questo cambia il valore di quell'azione. Per cui nessuno di noi può giudicare l'altro. È logico adesso. Per quando Gesù ti dice non giudicate, diciamo wow che moralismo. No, c'è una motivazione. La tua storia pregressa la conosce solo lui. E la fatica che tu fai a fare certe cose la conosce solo lui. Per fare quelle cose un'altra persona le fa in scivolata, tranquilla. Tu no. E quindi questo giudizio di Dio, dove lui non fa preferenza di persone, oh, quell'azione lì l'ha fatta una suora, vale 10, l'ha fatto un laico, vale 5, ma chi l'ha detto? È quel lavorio interiore che produce l'azione, che viene giudicato da Dio. Non dimenticatelo. Bene, come ci si comporta? È vero che la parola phobos vuol dire paura. Ma quando lo si adopera in ambito teologico, vuol dire amore obbedienziale. A
ritorniamo a questo concetto. Tu ti fidi di Dio, lo ami, perché Lui per grazia ti salva, ti ama. D'altra parte, però, tu aderisci alla sua volontà per quello che ti è possibile. Questo amore obbediente, in teologia biblica, si dice timore di Dio. E poi vi ho sottolineato queste parole perché la traduzione è proprio... corre molto bene in italiano, ma non è esattamente il testo greco. Il verbo non è vivere qua giù, non è vivere. Strefo vuol dire girarsi. Anà, verso sopra. Comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vi siete convertiti per camminare verso Dio. Questo vuol dire anastrefo. Conoscere un po' di greco aiuta. Non occorre tanto. Basta poco poco. Poi sono i matti dei biblisti che vi spiegano tutto. Ma è semplicissimo. Strefo, girarsi. Anà, alto. Katà, basso. Katastrefo vuol dire girarsi e scendere. Anastrefo vuol dire girarsi e salire. Non mi guardi male, è greco questo, non è Don Renato. Per cui, nel tempo in cui, dopo esservi convertiti, fate esodo camminando verso l'alto, e quindi il qua giù diventa essere stranieri. Voi sapete, è la terza volta che viene presa e coinvolta la nostra intelligenza. Questo è un perfetto dal verbo oida, sapere. E quindi non sapete, avete cominciato a sapere e proseguite sapendo. Un perfetto indica un'azione che è incominciata nel passato e prosegue nel presente e nel futuro. Ecco perché da vecchi bisogna leggere e studiare lo stesso. Voi avete imparato, sapete e saprete ancora meglio, che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati e litrozete, litroo, comperare per dare la libertà. Apolitrosis, litro, è la stessa radice, verbo e vocabolo. È un tentativo per evitare la parola espiazione di cui la Franca prima parlava. Ma è sempre qualche cosa dove qualcuno paga per un altro. Il mondo ebraico lo chiama espiazione, Paolo lo chiama apolitrosis, pescando il concetto sempre dal libro dell'Esodo. Perché l'uscita dall'Egitto, in greco, nell'Antico Testamento, viene chiamata apolitrosis. Qui siamo in un concetto esodico, perché la vita viene considerata un esodo, e quindi giustamente l'autore dice siete stati liberati dalla vostra condotta precedente, ereditata dai padri, cioè la legge. È quella che viviamo noi e pensiamo di essere cristiani. 10 comandamenti, Totocalcio, 2-1-X. Non è così. Quando tu fai l'esame di coscienza, è chiaro che prendi 10 comandamenti per sbrigarti. E siccome ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno di velocità, 10 comandamenti sono uno strumento. Ma se avessimo tempo, il vero esame di coscienza sarebbe di una semplicità mortale.
cosa ti manca per essere come Cristo? Ecco, di questo bisogna confessarsi. Fine. Per cui, quando alla vigilia di Natale, fra poco, e alla vigilia di Pasqua, ci sono degli uomini che sono simpaticissimi, che vengono, Don Renato, non go bestemà, non go tradio la femmina, non go rubà, non mi sono imbriagato, e cosa voglio da confessarmi? Per amor di Dio. Problema di coscienza è tuo, non è mio. Se a te va bene così, però queste persone, che sono poi persone limpide, non hanno mai sentito parlare di questa logica cristiana, dove tu non ti chiedi qual è il comandamento che devo adesso attuare, ma ti chiedi Cristo al posto mio che cosa farebbe. E basta. 5 volumi del trattato di morale che facciamo in teologia, ridotti a una sola domanda, questa. E di conseguenza rovesciala. Di cosa devo confessarmi? Di tutto quello che mi manca per essere come lui. Impossibile. Che fai? 2 giorni col confessore. Il confessore quando esce fuori ha gli occhi come paperino a spirale. No. Allora ti fermi su una o 2 cose che reputi più importanti. Basta. Non è che più si allunga l'elenco, più vieni perdonato. Questo è un concetto della teologia medioevale, che purtroppo è rimasta. Ma non è un concetto sano. Più mi umilio, più Dio mi perdona. Allora cosa devo fare per umiliarmi? Giù botte. Il sacramento è grazia. E tu il perdono di Dio non lo compri neanche con l'umiliazione. Quindi di quelle cose che ritieni più grosse, fra virgolette, perché dietro loro c'è poi un altro mondo intero da perdonare. Ma quelle sono le punte dell'iceberg che ti dispiacciono di più, che ti turbano di più, perché Dio perdona tutto. Tu il perdono di Dio con l'umiliazione non lo compri. Chiaro? Il nostro compito non è umiliarci. Il nostro compito è convertirci. È dura ad entrare. Però questo è il dato biblico. Gesù lo ripete all'infinito, convertitevi. Non dice mai umiliatevi. Non dice mai fate sacrifici onerosi per ottenere il perdono. Jamais. Dice solo convertitevi, convertitevi, convertitevi. Bene. Questa mentalità è stata ottenuta con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Chi si ricorda di queste 2 caratteristiche? Noi ce lo ricordiamo. In Esodo 12, quando gli ebrei devono preparare la famosa cena pasquale, devono prendere un agnello. Gesù Cristo è questo agnello, è l'agnello della Pasqua, cioè è colui il cui sangue ti dà la vita. Perché se ricordate, nell'episodio pasquale Dio passa in mezzo alle case, lì dove non c'è il sangue dell'agnello, porta la morte. Mentre lì dove c'è il sangue dell'agnello, porta la vita. Egli, cioè il Cristo, fu predestinato. Wow! Da pochi anni è stato scoperto un testo, che è questo qui, che si trova nella lettera ai Romani di Paolo, ma non è di Paolo. È stato scoperto che non è di Paolo. È un inno liturgico della Chiesa di Antiochia.
Cosa dice questo inno liturgico? Sono giustificati gratuitamente per la sua grazia per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. Ed eccolo qua. È lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue a manifestazione della giustizia per la remissione dei peccati passati. Il nostro autore, quando dice che Gesù è stato predestinato già prima della fondazione del mondo, si rifà a questa teologia che non è di Paolo, ma è della Chiesa nascente. È importante dire questa cosa qua? Sì che è importante. E adesso vi spiego il perché. Quando voi parlate con certe persone che si piccano di conoscere il cristianesimo, dicono che il fondatore del cristianesimo è San Paolo. A me. Allora, cerco di essere abbastanza autocontrollato e chiedo, dico, mi spieghi il perché? È perché Paolo è l'inventore della giustificazione per la fede come strumento di salvezza. Allora viene fuori lo spirito guerriero che dentro mi rugge. Dico, bene, dico, probabilmente, dico, lei è ancora fermo al razionalismo della metà dell'Ottocento. Siamo nel 2016. Sono passati un po' di anni, l'acqua sotto i ponti è stata abbondante. Questo testo, dico, è un testo della Chiesa primitiva del 40 circa dopo Cristo. Paolo comincia a fare il bravo ragazzo, cioè l'apostolo, nel 48. Questo è un pezzo prima di Paolo. E qui c'è già chiarissima la dottrina della giustificazione. Chiaro il concetto, dico. Quindi non è Paolo che la inventa. Non solo. Ma se lei legge, dico, i quattro Vangeli con un po' di sale in testa, si accorge che Gesù Cristo ha combattuto tutta la vita contro la mentalità ebraica che dice «mi salvo per merito». E Gesù continua a ripetere «no, ti salvi per grazia». Abbiamo sforato di 5 minuti e abbiamo fatto solo pochi versetti. Non importa. L'identità del cristiano è venuta fuori. Grazie, alla prossima.